Bella a tutti ragazzi, ben trovati al vostro Mr. Volpix 97, ben ritrovato oggi qua su Grimfandango Remastered. Oggi ragazzi siamo qua, come dire, ritornate sulla tredicesima, dovrebbe essere la tredicesima puntata. E quindi adesso, l'ultima volta, poverina, l'hanno germogliata a Lola, perché è stato Nick l'avvocato, perché non voleva che... Cosa stai facendo? Ma... Manny! Ma... Scusi, ok... Dopo aver fatto di nuovo la salita eccetera eccetera, stavo dicendo che Nick l'aveva fatto per non far avere le prove, perché qualcuno era cornuto, adesso non ricordo bene tutti i nomi eccetera eccetera. Adesso qui nell'inventario io dovrei avere come ultima pagina questa qua. Vediamo cos'è, esaminiamolo. Con cosa? Il vabbè, disegno di una lingua sopra e dice numero 22. Lingua. Ok, visto che c'è sto nome, io ho subito pensato, andiamo qui dal... dalla tizia qua, che visto che lei ordinava gli armadi, queste cose qua, un numero 22 potrebbe essere una taglia. Vediamo. Vediamo se è come mi dico io. Speriamo che ho ragione. Ok, con il tuo tempo, non ti preoccupare. Questa è una contromarca del mio nuovo sistema di schedatura a cappotti. Va bene. Ti interessa davvero? Sì, posso sì. Posso avere il mio cappotto? Puoi scommetterci. Tanto non è così mio. Eccitante. E infatti. Okay. Dov'è? Aspetta. E vabbè, con il tuo tempo, 22, 22, Sì, il 22. Prego, lengua, melodia. Lengua, lengua. Eccolo. Oh, maledizione. Che succede? E vabbè. Picchiami. Lupe, no, cosa c'è? Perché? Questo non può essere tuo. È la donna. Sì, grazie. Che ci fai con una giacca da donna? Non c'era una macchina fotografica là dietro, vero? No. No. Deve averla nascosta da qualche altra parte. Te lo dirò domani. Allora. Esaminiamola, vediamo cosa c'è. È la giacca di Lola, povera Lola. Ok. Se solo avessi la sua macchina fotografica o quel negativo, potrei davvero... Purtroppo non c'era. Vedete, era l'avvocato. Però, cosa hai trovato? C'è un foglietto in una delle tasche. Di chi? Vediamo di chi è. Il nome, prego. Me lo dica. Tutto ciò che dice è numero 36, l'ancora arrugginita. Cosa dovrebbe significare? L'ancora arrugginita, aspetta. L'ancora arrugginita, su un secondo. Vabbè. L'ancora arrugginita non è il... Che cosa? Che ho c'è? Un messaggio per te da parte di... Ah, Lola. Prego, dimmi, dimmi. Sì, dunque, dove l'ho messo? Vabbè. Dove? Prima mi dice che c'è, dopo lo devi ricercare. Dove? Oh, qui. No, aspetta. Vabbè. Ho un nuovo sistema per i messaggi. Aspetta. Basta. Solo qui. No, 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 aspetta. Va bene, va bene, non ti preoccupare. Un momento. Sì. È vuoto. C'era qualcosa dentro. Sembrava una chiave. Una chiave. Ma questo già non l'avevo fatto sta sul discorso. Sono andato a rubare la chiave mentre riordinavo i cappotti. Chi può essere stato? Mi hanno mandato all'aria tutto il sistema. Vabbè, raga, andiamocene, perché tanto questo discorso già l'avevamo fatto. Allora, per me è riferito un tatuaggio e ce l'aveva il tatuatore, se non sbaglio. Totò, come cazzo si chiamava? Vabbè dai, ci rivediamo lì. Ci stiamo dirigendo. Lì di nuovo dal Toto Tatuatore. Dovrebbe chiamare così. Va bene. Quindi con i tuoi comodi, mentre non ti preoccupare, io sto cercando di correre, ma tu non vuoi correre. Andiamo qui dentro. Quello a quest'ora è morto, cioè già era morto un'arancia. E comunque l'abbiamo fatto passare per morto, perché abbiamo messo le medaglie con il suo nome all'interno di un altro morto lì da membrillo. Il becchino, va. Chiamiamolo così. Quindi... Questo ancora parla a telefono. Ma quanto cazzo parla a telefono? Vediamo se ho ragione. No, la falce dopo la utilizzereste magari. Vai. Non credo che illuminerebbe niente. Con lui. Devi parlare con lui. Aspetta un attimo. Significa qualcosa per te? Vuoi dire a parte la canzone, la poesia, il bar e la statua con lo stesso nome? No, certo. Ad altro. È uno dei miei disegni più famosi. Ah, vabbè. Guarda, te lo mostro. No, non mi piace. Ah, lì sull'album, ok, allora. Vediamo. Numero 30. Ah, ecco il 36. Ehi, ok. Non lo so. Quello russa nel mentre. Dai, quale vostro comodi, eh? Lo ha lasciato la mia amica Lola per me. Oh, sì. Lola era qui. Che ragazza dolce. È come una... Non meritava di morire così in fretta. Che papà Toto la saluta. Poi che razza nome gli hanno messo? Sicuro. Vabbè. Di cazzo, allora analizziamo la foto, tanto per sapere. Vediamo,
Questi gatti sembrano proprio okay. Nuca a nuca. Allora, aspetta che forse qui c'è un indizio. E forse credo che... questa è la corsa dei gatti. Va bene. Quindi, 6, 6... numero 114. Me, Olivia. Vedete che nella mongolfiera c'è scritto Olivia. Raga, sta cosa... Vediamo che... Raga, un secondo che analizzo questa immagine e dopo vi faccio sapere magari. Allora, il numero della corsa è il 6. Perché per la sua matrice mi ricordo che c'era... Che c'era messo di mettere la settimana e il numero della settimana. Poi c'era di mettere il giorno e il numero di corsa. Allora, il numero di corsa è 6, questo ne sono sicuro. Poi sulle altre cose era un suo numero 114. Ma arrivo a vedere, no? Aspetta, che lì c'è... Che cos'è quella cosa? Non pensavo fosse un numero. Non lo so. Vabbè, andiamo al gattodromo allora, per vedere... cosa c'è di fare. No, raga, ecco qua, ho trovato. Allora, seconda settimana della stagione, lui fu, diciamo, travolto, diciamo, da un incidente. Quinta la settimana è il 2. Quindi è 2, il numero della corsa è 6. E il giorno... Vabbè, facciamo una cosa... Il numero della gara, sì, vabbè, il numero della gara. La cosa, gliela mettiamo a caso, va bene? Il giorno, perché non ci arrivo? È questo, prendilo. Allora, abbiamo detto settimana 2. Il cosa era il 6. Vediamo, è domenica, sabato. Seconda settimana, può essere che è la seconda giornata. Cioè, 2, lo sapete, il secondo giorno della settimana è martedì. Quindi vorrei provare... Aspetta un secondo, faccio con il mouse, altrimenti non... Non so come fare. Vediamo, proviamo così. Vediamo, eh. E c'è la ricevuta. Andiamo dal tizio qua, quello che fa le ricevute. E vediamo se... Me la scambia. Salve. La matrice, per favore. Eccola. Vai. Vediamo, se ho ragione. Sembra diversa dai nostri soliti biglietti. E perché è speciale? È dell'anno scorso. Ok. Bene. Un attimo solo. Dai. Eccola qui. Vediamo, se abbiamo azzeccato, raga. Forse sì. Che c'è? Una vincita? E grossa anche. Minchia. Quello di Jimmy mi consuma. E perché te la esci dalla sacchetta e tale? Felice di essere utile. Ok. Analizziamo. Ecco la foto. È l'ultima opera sì. Di Lola. Una succulenta foto di Nick e Olivia che si baciano. Ah, hai capito tu. Va bene. Adesso abbiamo le prove. Quindi adesso possiamo andare a privé, raga. Credo che quel tizio sapesse qualcosa. No, Doug? Io non sapevo niente. Ma sono fratelli. Doug? Quello dell'altra cassa è suo fratello. Chi? Quello? Io credo che fosse scemo. Scemo ci sarai tu, in primis. E secondo, io sono più furbo di te, quindi non sparare cazzate. Allora, caro avvocato. Corri, adesso Ciccio. Le prove. E quindi? Tutta la... Figli in culo, ecco. Entriamo con un poco di scialanza che è meglio. Perché tu stupido hai sbagliato? Perché ti sei dimenticato la foto qua. E la chiave. Quindi io ho creato il sistema. Tieni. Guarda cosa ho trovato al banco del fotofinish. Ah, e adesso? Nick cosa... Cosa dice? E Tom il duro stiano testa a testa. Ok. Cosa vuoi da me? Voglio raccontarti la triste storia di un giovane uomo ingiustamente imprigionato solo per aver detto ciò che pensava. È ora di scuotere l'alveare! Ecco, l'abbiamo liberato, raga. Grande. E adesso? Suppongo che l'affare sia concluso. Non così in fretta. E infatti. Grande, Benny, grandissimo. Per la fotografa? No, è solo perché esiste. Non ho il tempo di fartela pagare per Lola. Ma sono sicuro che qualcuno lo farà. Non hai il tempo di salvarla. No, io lo strapperò dalle grinfie di Domino. Salvare le fanciulle non è proprio il tuo forte, vero? Ma stai zitto. È un po' frufrumi sempre anche. Ok, l'abbiamo fatto. Quindi adesso possiamo... Credo che abbiamo tutte le cose, quindi questa l'abbiamo riparata. Aspetta. Dobbiamo andare a recuperare le attrezzature delle api marine. Ok, nel mentre loro stanno facendo tutta sta cosa... Ho visto che lì c'erano gli attrezzi a terra, quindi di questo lui ha detto che se ne deve occupare Glottis. Dipende dagli attrezzi.
Dove sono? Non potevo trasportarli, sono troppo grandi. Glottis! Porterà Glottis quando salperemo. E Glottis lì l'abbiamo lasciato. Pare che tu sia pronto per partire, Manny. Tranne una cosa. Dov'è quel tuo suonatore di piano? Sta dando un piccolo fatto di Dio. Vado a recuperarlo. Digli di darsi una mossa. La Limbo non può salpare senza di lui. Va bene, vado. Di darvi una mossa. Giusto. Sì, sì. Andiamo. Vado a prenderlo, raga. Vediamo, c'è qualche cazzina anche, ve la faccio vedere. Ok, ragazzi, nel mentre stavo andando alla Glottis, ci sono andato e quello, diciamo, non ne voleva sapere. Cioè, neanche retta mi dava. Anzi, in poche parole, neanche mi dava, diciamo, una cosa di interagire. Quindi cosa ho pensato? Visto che, ecco, un'ultima cosa, questa, diciamo, questa roulette non l'abbiamo mai utilizzata. Signora Fortuna. E questa è praticamente una cosa per manovrare la roulette. Avete capito? Quindi lui appena la farà girare, noi dobbiamo manovrarla. Avete capito? E vediamo se adesso si decide a fare sta cosa. Ok, forse ce l'ho fatta, raga. Ecco. Vediamo adesso cosa dice. Ah, il tizio è ancora lì. Vero, questo non l'ho fatto andare ancora. Ok. Dico bene, amica. No, monsieur. Ah, quindi c'erano due cutscene per il finale. Sai quanto uno lo faceva andare all'inizio? Quando cominciava l'anno? E sai quanto... Bah, finivo l'anno. Sì. Beh, avrete tempo di rifarvi, Ok. Questo è troppo. Quel calavera ha alzato troppo la cresta. No, non è vero. Le erosioni e le perquisizioni. Ma qualcuno deve dare a Manuel una bella lezione su legge e ordine costituito. E vabbè, questo va a finire in prigione. Da questa parte, da giù, forza, no, ma porca puttana. Siamo fuggiti allora. Ecco. Eccola. Per quanto tempo resterà chiuso? Ah, sì. È meglio chiudere il credito di quello grosso, allora. Sì, sì. Butta fuori il grassone a calci e portami Calavera. Così potremo parlare del suo debito. Ah, perché non ha più credito, Glottis. Devi farmi entrare. Io sono un VIP, hai capito? Guardate che occhio rosso che è, raga. Sta per vergognosamente inebriato pianista. Oh, Manny, non voglio più fare il pianista, basta. Sono un meccanico. Lo so, per questo ti ho trovato un nuovo lavoro. Grande Manny. Ecco, e adesso godiamoci la fine dell'anno 2. Posso fare quello che voglio sul motore? Anche farlo più veloce. Certo, ma sarà già molto se la fa restare a galla. Grazie per l'aiuto e per non avermi fatto domande. E dopo quello che è successo a Naranja, capisco chi vuol cambiare aria. Spero solo di non doverti ripescare di nuovo. Ma non ti preoccupare. Sto sotto, promesso. Ok, ce l'abbiamo fatta, raga. Quindi, Meiji, stiamo arrivando. Ti strapperemo via dalle grinfie di Domino. E ti salveremo, ti porteremo in salvo. Parola di Volpix, parola di Manny. Io te lo giuro, ci riuscirò. Un anno dopo, quindi come dicevo io, è finito il primo, cioè il secondo anno, quindi questo è il terzo. E sinceramente credo che siano 4 in totale, l'ho letto su una trama su Wikipedia. Mi sono informato bene su questo gioco per capirne bene tutto. E ho visto che erano 3 gli anni. Quindi adesso non dimmi che adesso siamo padroni della nave. Se no mi strappa i capelli. Adesso sono capitano, prima eri un riccone. Capitano Calavera. E vabbè, lo sapevo. Puerto Zapato, marinaio. Ci siamo, infine. È proprio un bel porto. A voglia. Sì, signore. E gli ufficiali della dogana... Speriamo che non si blocchi il filmato, sennò devo ricominciare tutto da capo, Abbiamo niente da nascondere, no? Lo sai com'è. Niente scheletri nei nostri armadi. Sì, ok. Io spero che non si blocchi fermato. Bella solida questa volta. Va bene. Devo salvare. Salvador. Non ho salvato per tutto il tempo. Urgente, ti arrivi in tempo. Il nostro uomo. Perché è un uccello? Non è mai sbarcata qui. Dice che l'hanno gettata in mare alla Perla. Non so se è vero, ma qualsiasi cosa tu creda, non sbarcare a Puerto Zapato è una trappola. Ma dai. I agenti di dogana tenteranno certo un abbordaggio. Ma quindi è una trappola. Viva la rivoluzione. Quindi è... Oh mio Dio. Va bene, ragazzi, io direi che video oggi può anche finire qua. Spero che vi sia piaciuto, pollice in su, commentate, niente, noi ci vediamo al prossimo video. Dal vostro Mr. Volpix 97, quindi niente, ciao ragazzi, al prossimo video. Bella.